Va bene, allora, premetto che questo video, ragazzi, non l'ho preparato, non mi sono scritta assolutamente niente per parlarvi quest'oggi. È una cosa su cui mi sono messa a riflettere effettivamente mentre ero sotto la doccia, non so perché mi si è accesa così la lampadina e mi sono detta: effettivamente, però, sai, giocherina, se tu fossi più figa, probabilmente avresti molti più iscritti di quelli che hai adesso. Premessa grossa quanto una casa. L'intento di questo video non è tipo quello di piangermi addosso o non è quello di ricevere consensi o di sentirmi dire chissà che cosa in commento, cose del tipo: no, ma giocherina, ma tu sei bellissima, ma che cosa dici, tu sei bellissima così come sei. No, ragazzi, l'intento di questo video non è assolutamente questo, e ci tengo a sottolinearlo perché sicuramente la prima cosa che magari uno che non è d'accordo potrebbe venirmi a dire: vedi, questa è una cessa, allora per avere conferme dal proprio pubblico si mette a fare questi discorsi, no? Assolutamente no. Se poi qualcuno lo crede, insomma, si attacchi a sta gran... L'intento di questo video effettivamente dovrebbe essere quello semplicemente di riflettere tutti insieme, perché mi rendo conto, cioè, di scatenare una riflessione in quelli che in quello che sto per dire non ci credono, la vedo molto difficile, perché sapete che c'è un sacco di gente che è tipo dei coccio, no? Quindi io non pretendo attraverso questo video di far sì che certa gente rifletta su questo argomento, ma semplicemente di riflettere assieme a voi su questa cosa a cui ho pensato. Quindi per condividere un pensiero, più che altro condividere questa riflessione che mi sono messa quando insomma, mi stavo a fare la doccia, perché sapete che di solito i momenti sotto la doccia sono quelli in cui te vengono in mente tipo 10 miliardi di domande esistenziali e te metti a riflettere, te metti a dire: oddio, no, in quella discussione avrei potuto dire sta cosa invece che quell'altra, sapete, no? Il momento doccia è il momento tipo riflessione della vita, no? Infatti mi è venuta così. Insomma, il titolo l'avete letto, quello che vi ho detto adesso, e quindi quello su cui mi sono messa a riflettere è la grandissima tristezza, ragazzi, e superficialità della mentalità della società di oggi. Quindi so che di solito torno sempre a riparlare su queste cose, però insomma a me piace sparlare, no? Mi piace rompere le palle alla gente solitamente con i miei pensieri che vanno controcorrente di solito, e non è per vantarmi, è solo un dato di fatto. E quindi sì, sulla tristezza e la superficialità della società di oggi, in che senso? Il titolo credo che spieghi parecchio quello che sto dicendo, nel senso, mi sono detta: effettivamente, se fossi fisicamente più avvenente, diciamo così, per non dire se fossi più figa, magari più gnocca, ecco, per arrivare un pochettino a tutti, se fossi più gnocca, quasi sicuramente avrei molti più iscritti di quelli che ho adesso. E adesso io parlo, ragazzi, soltanto di YouTube perché è insomma, è qui che stiamo solitamente, però questo argomento effettivamente si può allargare a qualsiasi aspetto del mondo di oggi, se ci si riflette, e la cosa mi ha fatto venire una tristezza non indifferente. E quindi il punto è questo: io ho visto tante volte, ragazzi, parlando di YouTube e di YouTuber ragazze, ho visto tante tante volte, adesso io non parlo di YouTuber italiane, ma parlo in generale di YouTuber nel mondo, ragazze, quindi donne, diciamo così, di sesso femminile, ecco, e caso, coincidenza, ha voluto che tipo il 95% di quelle che sono più famose, quindi di quelle che hanno tanti iscritti, ecco, diciamocelo, caso ha voluto che appunto il 95% di queste ragazze siano effettivamente fisicamente avvenenti, quindi diciamocelo, so fighe, ragazzi, quindi la maggior parte di queste ragazze so fighe a vederle, cioè tu la vedi la tipa e dici: wow, ammazza che gnocca, oh. E quindi mi chiedevo: ma perché, cioè, il mondo e le persone devono essere così estremamente superficiali, ragazzi? Cioè, che cos'è che deve spingere la tua persona a iscriversi al canale di un'altra persona solamente perché se la vedi è figa? Ho capito, ok, gli uomini hanno un altro tipo di testa, quindi forse per questo magari non riesco ad entrare in quell'ottica lì, quindi insomma, diciamo che l'ottica maschile non la potrò mai capire, giustamente perché insomma sono nata femmina pure io, quindi non posso capire quell'ottica lì, ma vorrei, ragazzi, che qualcuno riflettesse con me su questo fatto. E vi faccio un esempio stupidissimo, ragazzi. Probabilmente qualcuno di voi si ricorda che io ho partecipato ad un canale che si chiamava TIG, cioè The Italian Girl Gamer, ed ero in questo canale assieme ad altre ragazze, fra cui Laila, che saluto, ed altre youtuber, insomma. E non mi ricordo se eravamo tipo 5 o 6 ragazze. Comunque, mi ricordo che buona parte dei commenti, per esempio, i primi video in cui magari ci presentavamo tutte quante, erano del tipo: ammazza questa che figa, ammazza quella che cessa.
per esempio. E cioè, perché devi fare una considerazione del genere e non badare invece magari al contenuto del video o a se quella persona magari può risultarti simpatica e non bella agli occhi? Cioè, è una cosa, ragazzi, che non concepisco, perché cioè in questo mondo io personalmente cerco sempre di guardare oltre quello che vedo, cioè non mi cerco perlomeno, ovviamente nei casi in cui posso approfondire ovviamente l'amicizia, non mi fermo mai a quello che vedo fuori, anzi io lo trovo una semplice facciata, cioè l'unica cosa che mi trovo davanti agli occhi, cioè non do poi a quello che vedo tutta questa importanza, anzi per me la persona è l'anima, ragazzi, non l'involucro che ha intorno, capite che vi voglio dire? Perché uno può essere anche quasimodo ma essere tipo la persona più meravigliosa di questo mondo, ed è questo che purtroppo oramai, ragazzi, non c'è più in questa società schifosa di oggi, perché sti social, sto internet ha, ragazzi, rotto tipo le palle con sta questione dell'apparenza, cioè veramente ormai tutto il mondo attuale ruota attorno all'apparenza, perché potete ben vedere anche voi che sui social, per esempio su Instagram, ovviamente una è figa, la seguono tantissime persone, ma perché è simpatica secondo voi? Io però anche per quello, ovviamente, però diciamocelo, chi è cesso, ragazzi, non viene calcolato nel mondo virtuale, e questo succede anche su YouTube, per cui io ovviamente, non essendo Margot Robbie, per esempio, che io considero una delle donne più belle che ci siano attualmente, quindi magari passo in secondo piano rispetto ad una che ovviamente è molto più figa di me. E il punto è, magari sicuramente qualcuno mi verrà a dire: ah, ma allora vedi, parli perché sei invidiosa. E questo, ragazzi, è un argomento che sapete benissimo che mi fa proprio saltare fuori dai gangheri, perché la critica non è per forza di cose collegata all'invidia. Io ci tengo sempre a sottolinearla sta cosa, perché adesso non è che sto facendo sto discorso perché sono invidiosa di quelle che sono più fighe di me, ma ci mancherebbe pure, ma tanto le cappello, stendiamo il tappeto rosso a ste ragazze, beate loro che madre natura ha deciso di farle uscire fighe, cioè quindi non è che io adesso voglio denigrare le tipe che hanno tanti iscritti perché sono fighe, è quello che c'è dietro, ragazzi, che trovo veramente di un superficiale imbarazzante, capite? Non so io, non so se adesso, so che magari questo video probabilmente non avrà avuto neanche un senso, no? Però spero che qualcuno di voi abbia cercato di cogliere quello che ho voluto dire attraverso questo video, e che è un dato di fatto che molto probabilmente se io fossi molto più figa di così e non mi presentassi in video così tipo barbona, coi brufoli, con non lo so, gli occhi da pesce lesso, e non facessi i video col pigiama del genio di Aladdin, probabilmente si iscriverebbe molta più gente al mio canale, capite? Perché? Perché quella è figa, allora evidentemente merita l'iscrizione, capito? Non andiamo a vedere oltre, allora ripeto, ragazzi, sto video probabilmente non avrà avuto un senso, però è una cosa che mi ha fatto riflettere e che purtroppo è vero, perché nel mondo di oggi, su internet, sui social, le persone sono totalmente, ragazzi, bombardate dall'idea dell'apparire, ed è una cosa secondo me terrificante, perché si è perso totalmente il senso dell'anima, ed è questo quello attorno a cui volevo aggirare questo video, perché io penso di essere di più di sti capelli schifosi o dei brufoli che c'ho qua o del fatto che il mio viso non rispecchi i canoni di bellezza del 2019. Non so, il mio canale comunque sapete benissimo che di solito ci butto dentro qualsiasi cosa mi passi per la testa, ed era tanto tempo che non mi mettevo a fare un vlog così, e spero davvero che qualcuno abbia capito quello che ho cercato di dire. Tutto qua, e ripeto, non mi interessa se adesso qualcuno dirà: ah no, l'hai fatto per farti dire ma no, giocherino, anche tu sei bellissimo. Non mi interessa assolutamente di niente. Potete, non so, arrivare qua e insultarmi e dire: vedi, e c'hai ragione, perché sei cessa. So di essere cessa e non me ne vergogno. Anzi, non mi vergogno pure di mettermi così.
per esempio, e di far diventare la mia faccia ancora più brutta di quella che già è. Quindi, boh raga, io spero che qualcuno di voi possa condividere il proprio pensiero qua sotto in commento, dirmi, non so giocherina, sono d'accordo, non sono d'accordo. Insomma, volevo condividere con voi questo pensiero e poter leggere i vostri di pensieri, ragazzi, tutto qua. Era una cosa che mi è balenata in mente e che proprio, sapete quando cioè, c'è una cosa che la devi dire, che la devi dire e non te la puoi tenere, insomma. Infatti ho finito di farmi la doccia, mi sono fiondata qua a registrare e vabbè, niente raga, il video era questo qua, il pensiero era questo qua. Spero di non avervi annoiato, di non avervi ingarbugliato troppo le idee, insomma, perché certe volte mi passano tipo 10 miliardi di pensieri contemporaneamente e non so manco io quello che voglio dire. Di sicuro stopperò sto video, quando mi rifarò la doccia mi dirò, oh no, vedi il momento esistenziale, pensieri esistenziali, oh no, durante quel video avrei potuto dire anche quell'altra cosa. Sicuramente ci saranno state tipo almeno una decina di cose che avrei voluto dire e che non ho detto, però vabbè, ormai è andata così. Quindi niente raga, questo video termina qui, grazie a tutti, un bacione e un abbraccio a tutti ragazzi da giocherina e dal genio. Minchia, sti pigiami sono troppo belli ragazzi, sti pigiami sono la vita, sono la vita, sono la vita.